ci aspettiamo qualcosa meglio perché in condizioni siamo gravissimi là, con i bambini e le donne incinte, anziani che si sentono male, che stanno male veramente lì. Non ci uccidono le armi, non ci uccide la guerra, ma l'aria che respiriamo. Questo è il grido d'allarme lanciato oggi dai Rom del campo di Masseria del Pozzo, che sorge di fianco all'omonima discarica. La denuncia è stata fatta attraverso il documentario di Mario Leonbruno e Luca Romano. E noi abbiamo deciso di fare questo lavoro sollecitati dalla direzione del Festival del Cinema dei Diritti Umani, che da anni si occupa della tutela dei diritti fondamentali delle persone. Quest'anno oggi è la giornata internazionale per i diritti umani e quest'anno il Festival l'ha voluta concentrare sul diritto alla salute. Abbiamo quindi fatto uno screening, diciamo, delle situazioni più drammatiche nella nostra area, nell'area del napoletano. E ci siamo imbattuti in questa incredibile vicenda della comunità dei Rom di Masseria del Pozzo. Condizioni disumane attestate anche dal commissario alla bonifica dell'area vasta, Tebbiase. Non solo, è una domanda, sì, è pericolosa. Lì non è un campo Rom, no, è un campo Rom dentro una discarica. Allora la domanda è pericoloso vivere in una discarica? Mi sembra pleonastica come domanda. Sì, è pericoloso vivere in una discarica, specie viverci da bambini. Punta il dito contro la logica dei campi, Alex Valentino. Non esiste la soluzione di un campo, quella non è una buona soluzione, perché 1.000 persone, 500 persone, anche soltanto 100 persone per le quali per esempio l'amministrazione aveva costruito un campo, poi sono diventate 200 le persone e in pochi anni diventeranno molte di più, perché le famiglie crescono e non gli viene dato nient'altro che una baracchina dove vivere, null'altro.